Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La questione è come si fermano le partenze illegali. Da New York Giorgia Meloni torna sul tema e da Roma il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rilancia l'ipotesi di un blocco navale per fermare i migranti. Potrebbe rientrare nell'agenda Meloni, dice, ma si tratta davvero di una proposta realizzabile oppure no? L'abbiamo chiesto a un'esperta di diritto internazionale. Il blocco navale in quanto tale non si può fare. È un istituto del diritto di guerra, consiste nel bloccare l'ingresso e l'uscita delle navi dai porti di uno Stato con il quale si è in guerra. E dalle dichiarazioni del ministro, cioè da quello che si riesce a ricavare, sembra che quello che si voglia fare è qualcos'altro. Piantedosi ha spiegato che si tratterebbe di riprendere e portare a compimento la missione Sophia, avviata durante il governo Renzi. In particolare, la terza fase, rimasta incompiuta, avrebbe previsto la possibilità di restituire i migranti intercettati in mare alle coste africane. Non tutti i documenti relativi alla missione Sophia sono pubblici, non è ben chiaro in che cosa sarebbe consistita questa terza fase. Sicuramente prendere i migranti e restituirli alla Libia e alla Tunisia in questo momento è impossibile, perché l'Italia ha una serie di obblighi internazionali in materia di tutela dei diritti umani che non può mettere da parte. A marzo del 2020 la missione Sophia è stata interrotta perché? Perché c'erano alcuni membri del governo che ritenevano che questa missione facesse arrivare più immigrati in Italia. Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, da Lampedusa ha parlato di una possibile nuova missione navale europea. L'Unione europea può decidere nuove missioni in qualunque momento, se c'è la volontà degli stati parte. Chiaramente dovrà rispettare una serie di paletti, dovrà salvare le persone. Se fa una missione navale non può impedire alle persone di lasciare uno stato, non può consistere in quello che viene detto in questi giorni, cioè restituire i migranti ai paesi da cui vengono o, ancora peggio, intervenire nei territori di questi paesi. No, non potrà essere un blocco navale. Meloni è all'Assemblea delle Nazioni Unite. Cosa può ottenere in quella sede? Può cercare di ottenere, ma sarà molto difficile, se non impossibile, un mandato delle Nazioni Unite per intervenire in mare. Potrebbe ottenere l'ok a una risoluzione per fermare le partenze dalle coste africane? Questo non lo otterrà mai, perché sono proprio le Nazioni Unite che hanno adottato nel 1948 la Dichiarazione Universale sui diritti umani, che prevede il diritto di partire.